Benvenuti al Motor Play, evento dove vigono passione, solidarietà e tante cose a motore. Siamo qui oggi per fare del gran casino, ma anche per dare una mano all'Emilia Romagna a risollevarsi dopo l'alluvione. E in mezzo a boli di tassellati con una grande cilindrata, noi abbiamo tirato fuori dall'armadio questo piccolo gioiello a miscela. Stiamo parlando di un NTT, non so come sia la pronuncia giusta, però è un motorino, uno scooter ufficiale che è qua. In realtà questo qua non è l'ufficiale perché è stato completamente rivoluzionato. Troviamo un motore RC1, lo stesso che usano i trofei Malossi per superare i 160 km orari. Cilindrata 100, ma limitato un pochettino con il carburatore da 19 ingabbiato dentro una scatola filtro in alluminio. Diciamo che questo ha tanti cavalli, ma quello che si usava quando io non ero ancora nato aveva già 30 cavalli. No, Henry è nato 25 anni fa e quindi non ha bene chiaro le potenze dell'epoca. Sono passati 25 anni e sono di nuovo qui, vicino al mio scooter. Gli anni passano, però insomma lui è ancora bello e attuale. Guidare lo scooter cross era magia. È difficilissimo perché comunque avevi costantemente l'anteriore che scivolava, ovviamente anche il posteriore non era da meno, quindi era un continuo equilibrio tra scivolare davanti e scivolare dietro. Addirittura delle volte usavo la battuta dello sterzo, per quanto entravo forte, per frenare. Cioè, un po' come lo spazzaneve. Lo scooter è tecnicamente molto più complesso di una moto e quindi ha bisogno di tanta pratica. Una cosa che io ho fatto, che mi ha aiutato tanto, era non guidare più una moto, perché mi creava tanti problemi e confusione. Allora io, negli anni che ho corso con gli scooter, non ho più volutamente neanche salirci sopra, proprio zero, neanche guidarla per andare al bar, zero. Solo gli scooter. E penso sia stata quella un po' che mi ha fatto fare la differenza, perché mi ero proprio concentrato, freno, variatore, ascoltare il motore. Il freno dietro ha una funzione particolare se usato in un certo modo, quindi ad ogni colpettino era come scalare una marcia più o meno, o addirittura aumentare tanto il diametro del variatore o diminuirlo. Quindi giocare sempre con quelle cose permetteva nell'arco di una gara di avere sicuramente qualche margine di vantaggio. Il motore che usavamo noi, rispetto a quello della velocità, aveva un tiro in basso, quindi perdevamo qualcosa in alto per avere un maggior tiro in basso. Poi usavamo dei trattamenti speciali sul variatore, questo mi sembra di ricordarlo. Mentre il variatore normale si usuravano, il nostro dall'inizio della gara fino alla fine rimaneva sempre costante, quindi era una cosa che penso che avevamo solo noi ufficiali. E poi il parastrappi e il cuscinetto sul carter. Così che, insomma, a livello di sollecitazioni avrebbe ulteriormente migliorato la situazione, perché avevamo spesso problemi di rottura degli ingranaggi. Con quel sistema lì abbiamo dimezzato i problemi o addirittura risolto. Mi hanno invitato qui a Faenza per rivedere il mio mezzo e anche di guidarlo, però di video miei che guido questo mezzo ce ne sono tanti. Quindi, secondo me, facciamolo guidare ad Henry, che finalmente guida un mezzo serio. Questo non è un ciao. Renditi conto che qui bisogna dosare il gas, quindi lavori troppo di polso e usi male l'avambraccio. Il segreto è allenarsi tanto e soprattutto in difficoltà. Sai cosa facevo io per allenarmi? Praticamente i miei amici li mandavo con il 70 preparato, io mi allenavo con il 50 con le gomme lisce, così dovevo sempre inventarmi i numeri in curva. Esatto, fallo pure te. Thank you.
Sì, penso che va veramente più forte del mio. Scooter cross, umori di tasselli e frizioni roventi come tombini ad agosto. Qualche anno fa abbiamo fatto del gran cinema con lo scooter cross, ma non c'erano ancora i social. Adesso, se per caso ci fossero delle bandiere a scacchi, una classifica, un podio, chi di voi ci sarebbe? Chi di voi ci sarebbe? Poi qualche foto di Sambor io ce l'abbiamo. Sì, dovremmo avercela. Ma mi raccomando, muti, guai. Ti taggo. Non deve saltare fuori. Come che neanche i cilindri di Malossi riescono ad andare a 102 gradi senza greppare. Come la Formula 1 con lo champagne, nella minerale.